Dovremmo rifare il trentesimo, che non capisco come si sia potuto cancellare. Vabbè. I soliti problemi. 21. L'indomani mattina Pereira fu svegliato dal telefono, sostiene. Era ancora nel suo sogno, un sogno che gli parve di aver sognato tutta la notte. Un sogno lunghissimo e felice che non credo opportuno rivelare perché non ha niente a che vedere con questa storia. Pereira riconobbe immediatamente la voce della signorina Filippa, la segretaria del direttore. Buongiorno, dottor Pereira, disse Filippa, soavemente. Le passò il signor direttore. Pereira finì di svegliarsi e si mise a sedere sul bordo del letto. Buongiorno, dottor Pereira, disse il direttore. Sono il suo direttore. Buongiorno, signor direttore, rispose Pereira. Ha fatto buone vacanze? Ottime, disse il direttore, ottime. Le terme di Bucasso sono veramente un luogo magnifico. Ma credo di averglielo già detto, se non sbaglio ci siamo già sentiti. Ah, già certo, disse Pereira. Ci siamo già sentiti quando è uscito il racconto di Balzac. Mi scusi, ma mi sveglio ora e non ho le idee chiare. Ogni tanto capito di non avere le idee chiare, disse il direttore con una certa rudezza, e credo che possa capitare anche a lei, dottor Pereira. Effettivamente, rispose Pereira, a me succede soprattutto la mattina, soprattutto la mattina, scusate, perché ho sbalzi di pressione. La stabilizzi con un po' di sale, consigliò il direttore, un po' di sale sotto la lingua e si stabilizzano gli sbalzi. Depressione, ma non è per questo che le telefono, per parlare della sua pressione, dottor Pereira. Il fatto è che lei non si fa mai vedere in redazione centrale, questo è il problema. Se ne sta rinchiusa in quella stanzetta di Roa Rodrigo, da Fonseca, e non viene mai a parlare con me, non mi espone i suoi progetti, fa tutto di testa sua. Veramente, signor direttore, disse Pereira, mi scusi, ma lei mi ha lasciato carta libera, ha detto che la pagina culturale era di mia responsabilità, insomma. Mi ha detto di fare di testa mia. Di testa sua va bene, continuò il direttore, ma non le pare che di quando in quando lei dovrebbe conferire con me? Sarebbe utile anche per me, disse Pereira, perché in realtà sono solo, troppo solo a fare la cultura, e lei mi ha detto che di cultura non se ne voleva occupare. È il suo praticante, chiese il direttore, non mi aveva detto che aveva assunto un praticante. Sì, rispose Pereira, ma i suoi articoli sono acerbi per ora e poi non è morto nessun letterato interessante. E poi è un ragazzo giovane e mi ha chiesto le ferie, deve essere a fare i bagni. È quasi un mese che non si fa vivo. E lei lo licenzia, dottor Pereira, disse il direttore. Cosa se ne fa di un praticante che non sa scrivere e che va in vacanza? Lasciamogli ancora una possibilità, replicò Pereira. In fondo deve imparare il mestiere, sono un ragazzo inesperto. Deve fare un po' di gavetta. In quel momento della conversazione si inserì la dolce voce della signorina Filippa. Mi scusi, signor direttore, disse, c'è una telefonata per lei dal governo civile. Mi pare urgente. Bene, dottor Pereira, disse il direttore, la faccio richiamare tra una ventina di minuti. Intanto si svegli bene e sciolga un po' di sale sotto la lingua. Se vuole la richiamo io, disse Pereira. No, disse il direttore, devo fare con comodo. Quando ho finito la richiamo io, arrivederci. Pereira si alzò e andò a fare un bagno rapido. Si preparò il caffè, mangiò un biscotto salato, poi si vestì e andò nell'ingresso. Mi sta telefonando il direttore, disse alla ritirata di sua moglie. Mi pare che giri intorno all'osso, ma non ho ancora azzannato. Non capisco cosa voglia da me. Ma devo azzannare l'osso, tu che ne dici? La ritirata di sua moglie mi sorrise, il suo sorriso lontano, e Pereira concluse. Beh, pazienza, sentiamo cosa vuole il direttore. Io rimprovero da fermi, non ne ho.
Almeno per quanto riguarda il giornale, non faccio altro che tradurre racconti francesi dall'Ottocento. Si siede al tavolo del salotto e pensa di mettersi a scrivere una ricorrenza su Rilke. Ma in fondo, non aveva voglia di scrivere niente su Rilke. Quell'uomo così elegante e snob, che aveva frequentato la buona società, il diavolo, pensò Pereira. Si mise a tradurre qualche frase dal romanzo di Bernanos. Era più complicato di quanto pensasse, almeno al principio. E lui era solo al primo capitolo, non era ancora entrato nella storia. In quel momento squillò il telefono. Un giorno di nuovo, dottor Pereira, disse la dolce voce della signorina Filippa. Le passo il signor direttore. Pereira attese qualche secondo, poi la voce del direttore, grave e pausata, disse: Bene, dottor Pereira, dicevamo, mi diceva che me ne sto rinchiusa nella mia redazione di Rua Rodrigo da Fonseca, signor direttore. Disse Pereira, ma è quella la stanza in cui lavoro, dove faccio la cultura. Al giornale non saprei cosa fare, i giornalisti non li conosco. La cronaca io l'ho fatta per tanti anni in un altro giornale, ma lei non ha voluto affidarmela. Ha voluto affidarmi la cultura e con i giornalisti politici io non ho contatti. Non so cosa potrei venire a fare al giornale. Si è sfogato, dottor Pereira? Chiese il direttore. Scusi, signor direttore, disse Pereira. Non volevo sfogarmi, volevo solo dire le mie ragioni. Bene, disse il direttore, ma ora vorrei farle una semplice domanda. Perché non sente mai la necessità di venire a parlare con il suo direttore? Perché lei mi ha detto che la cultura non è affar suo, signor direttore, rispose Pereira. Senta.